Salve a tutti, io sono Rama DG e nel video di oggi non sarò io la star, ma sarete voi! Gasp! Esatto, perché mi avete mandato dei disegni. Vorrei che mi mandaste dei vostri disegni che vi farebbe piacere che io correggessi, ma non è una correzione, è più, come vedete, un cazzeggio, così per cazzeggiare un po' e magari avendo l'occhio fresco di qualcun altro, no, non più bravo, ma semplicemente qualcun altro magari vi aiuta a, non lo so, vedere delle cose che voi non vedete. Anche se io sono cieco, porto gli occhiali, quindi non è che ci vedo tanto bene, però. Sigla! Quest'oggi correggeremo tre disegni. Lo ripeto ancora una volta perché mi fa cringiare parlare di correzioni. Non sono correzioni, più che altro sono io che li vedo e, come dire, li vedo col mio sguardo e quindi ci lavoro un attimo sopra con i miei occhi, ecco, con la mia sensibilità artistica, ecco. Quindi non è che correzione perché io sono meglio, voi fate schifo. Poi alcuni mi hanno mandato dei disegni vecchi, quindi è per divertirsi, dai Rama, pure tu, cioè così, bacchettone lì a fare le premesse. Tranquillo, cioè, ho capito, non c'è problema. Ma cominciamo subito con queste critiche devastanti ai vostri terribili disegni. Scherzo, si scherza. Il primo carissimo iscritto che ci ha inviato un disegno per questo mirabolante format rivoluzionario è Bor72, che non è per niente un nome fittizio per nascondere l'identità di questo anonimo, che ci ha inviato questo suo vecchissimo disegno. Vediamo, cos'è che correggerei, no? Questa parola così che mi fastidisce così tanto, cos'è che correggerei? Innanzitutto vorrei vedere un po' la forma di questa testa. Per me è la sua memoria perché è la decima volta che registro questa clip, perché oggi proprio non ce sto a riuscire, non ce la sto facendo. E vedendo la forma di questa testa, cioè, potrà arrivare al massimo fin qui, no? Bor 52 del passato, ma che stai a fa? Ricordate che Rama DG sta arrivà. Qua c'è la testa, qua c'è la bocca, evidentemente, e qua c'è la spalla che è un po' alta, perché se tu fai la reference, no, vedi, aspettate un attimo, vedi, siamo due gocce d'acqua proprio, guarda la reference a confronto, vedi che la spalla, insomma, si tenerla proprio così, però ci sta, ci sta. Dunque, come prima cosa, la schiena, che diciamo, come abbiamo visto dalla reference, fa questa forma triangolare qua, no? Il consiglio più grande che posso darvi è: usate sempre le reference, sempre, che rende tutti i tutorial inutili, perché neanch'io so come si disegna questa cosa in maniera corretta. Bisogna avere le reference. Però col mio sguardo fresco, come dicevamo, da esterno posso, insomma, vedere delle cose che Bor 12 non ha visto, no? Trucco semplicissimo per fare le mani: fai una paletta che rappresenta le dita, no? Ci fai il pollice, definisci solo un dito rispetto agli altri. Sembra già una mano. Ma che roba, incredibile, pazzesco. Che poi non vi voglio prendere in giro, non voglio dire: ah no, ma vedi, se fai così funziona meglio. Ma io che ne so, se non c'è la reference sotto, se non c'è la reference sotto, cosa vuoi saperne tu, artistoide? Sto riferendo a me stesso. Poi sembra che abbia tipo delle ali questo personaggio incredibile.
che chiameremo Nico, perché sono stufo di dire questo personaggio incredibile, Nico. Sui capelli, io personalmente non avrei niente da dire. A parte che magari sono un po' troppo gonfi rispetto alla forma della testa. Sti capelli, le reference come sempre, come si fanno questi capelli? Ci sta, perché vedi, 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 Bor che bravo ha fatto questa cosa del piano superiore della testa. Quante ne sa Bor, quante ne sa? A pacchi, proprio. L'occhio ci sta, però insomma questo è poi uno sketch, si vede che è molto... non è definito al massimo, quindi... Poi non so se l'ho detto, ma stavo pensando che sarebbe anche, è anche bello avere lo sketch di qualcun altro e completarlo, è divertente, però sempre velocemente perché non ho tantissimo tempo da dedicarci. Quindi il disegno di Bor 27 è stato corretto in maniera incredibile, è proprio tutto un altro disegno, pazzesco, io sono proprio un correttore nato, proprio correggo, proprio tantissimo. Ma andiamo al prossimo disegno che rovinerò con le mie, volevo dire che correggerò con le mie mani. E questo disegno mi è stato mandato niente popò di meno che da mio fratello, che gentilmente in famiglia ci si aiuta con queste strane passioni da youtuber, e quindi ha contribuito anche lui a questo format. Grazie, brother. E già qui, nel senso, correggo sto cazzo, cosa devo correggere? Che è già perfetto questo disegno. Mi piace come ha fatto, come ha reso l'incarnato, cioè la pelle. Vediamo, c'è qualcosa in questa spalla che è un po' stretta. Ci sta che sia un po' stretta comunque, perché il braccio è piegato, quindi si sposta un po', però non così stretta rispetto all'altra, secondo il mio modestissimo parere. Tacci mia. Il volto mi piace, il volto è particolare. Alla fronte è un po' grande, ma non è che sia una cosa da correggere, è proprio una particolarità. Però la mano, sì, io la rivedrei un po' la mano. Ecco qua. Però comunque non mi convince tantissimo, no? È come sempre la cosa delle reference, quindi se io ho la mano così... miseria. Vedi, 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 il pollice un po' slogato, diciamo. Quindi attivo la mia memoria incredibile. Scherzo, quale memoria incredibile, Rama? Mi piace il flow che hanno queste braccia che si intersecano. Le mani. Anche se magari non sono convintissimo sulla forma. Ma le mani sono difficili, raga. Le mani sono difficili. Proprio questo, cioè, io adesso lo sto correggendo, con la mia, il mio punto di vista molto fumettistico, però di per sé come opera anche pittorica, diciamo, ci sta con le sue anche deformazioni, se vogliamo, perché poi è più, cioè, non è che è tutta una questione di anatomia, di forma perfetta, no? Soprattutto quando si parla di opere più pittoriche, appunto, che magari suscitano più delle emozioni, no?
Anche questo sfondo, no? Per esempio, un'altra cosa che avrei potuto dire è lo sfondo è un po' confuso, no? Però ci sta. Con questo tipo di figura, in questo tipo di stile. Ci sta sta cosa delle dita lunghe, un po' stregoidi. Però forse erano un po' troppo lunghe, ecco. Cioè, più che altro l'indice, ma vedendolo così mi sembrava anche fatto apposta come cosa, questo indice befanico, no? Stregoidale, no? Contundente. Un'arma, arma di delitto. Ucciso col pollice, come quella vecchia barzelletta, no? Com'è che uccise la sua figlia l'orologiaio? Colpendolo. No, aspetta, il figlio perché colpendo. Com'è che uccise suo figlio l'orologiaio? Colpendolo. Anzi, non era. Come quella stupidissima barzelletta. Com'è che morì l'orologiaio? Colpendolo. Non, porca Madonna, non la riesco a dire. Come quella stupida battuta che diceva, un assassino ha ucciso un orologiaio. Colpendolo. Colpendolo, colpendolo. Vabbè, ma torniamo sul pezzo. So che mi starete odiando per questa battuta indecente, indecorosa, non adatta ai bambini. Spero non ci siano bambini in sala. Il prossimo disegno, dicevo, è di Lux Cos. Io non so pronunciare i nomi delle persone su Instagram. Che è una mia. Eccolo qua il disegno. Che è una mia amica che fa cosplay. Ed è anche un drago. Non chiedetemi perché è un drago, e quindi questo è un autoritratto perché questo è evidentemente un personaggio draghesco, va bene. E la mia batteria si sta per scaricare, quindi io direi che possiamo correre velocissimo a correggere questo disegno. E possiamo vedere che è evidentemente uno sketch nel suo habitat naturale, ovvero un quaderno a quadretti, a righe in questo caso. Se io avrei consigliato un quaderno a quadretti, se posso suggerire il primo suggerimento, perché è nella natura dei suggerimenti susseguirsi l'uno dopo l'altro, no? Ma bando alle ciance, perché sennò mi muore la videocamera in mano e faccio la figura barbina. Barbina. Allora, ci sta questo disegno, ci sta come forme. L'unica cosa, la forma della schiena. Come sempre servirebbe una reference, però magari qualcosina la riesco a fare anche senza reference. È rama? È una cosa complessa comunque, perché si sta inarcando verso il dentro, no? O le spalle. Ci sono le spalle, c'è il collo. E il punto, no? È che il signor Drago non aveva disegnato l'altra spalla qui, no? Perché nel senso, lei ha fatto questo braccio, no? Che spunta. Però, come vedete, qui spunta l'altro, no? Però ovviamente dipende dall'angolazione, no? Lei l'ha fatto più così, capito? Col braccio che si nasconde qua dietro. E c'ha ragione, forse. Mortacci mia. Cioè, più che altro si va all'interpretazione, no? Perché volendo, invece, se vogliamo tenerlo così, si dovrebbe vedere qui la schiena, no? Allora, in quel caso, l'altra spalla finisce qui dietro, no? Il braccio spunta qua. E quando pensi di star correggendo qualcosa, ma in realtà è perché non hai capito bene l'intenzione dell'artista. Hai visto che roba? Qua giustamente c'è un tavolino, non lo so, questo personaggio dove è poggiato, non lo so. E qui, vabbè, non l'aveva disegnato perché aveva finito il foglio, nostro amato iscritto che ci ha dato questo.
Stavo finendo di registrare il video, la batteria è morta. Fuori piove, tutto grigio, non c'è più luce. Ma perché? Perché tutti a me? Per quale motivo? Io non sto capendo. E per il resto la testa mi piace, nel senso. Ecco, magari vedi, se la guardi così. Ok, la batteria sta reggendo miracolosamente. C'ho sta luce flashata in faccia. Mamma mia, rama, proprio top unprofessional. Il nasino lo abbasserei un po'. Poi dipende, perché se sono le narici tipo senza cartilagine, allora. Però io facciamolo più umano, quindi. Sì, comunque la scelta stilistica è quella di non fare la parte sotto per chiudere la forma dell'occhio, però io preferisco farla. Però volevo dire che qua, no? Cioè, ci vuole definire un po' questa cosa qua, no? Questa rientranza della cavità oculare dove risiede il bulbo. Ma ecco perché non mi convinceva tanto, perché poi anche quest'occhio va tutto spostato un po' più verso il dentro, praticamente, no? Sì, stupido io, cioè alla fine bisogna sempre tenere conto della forma generale della testa, senza capelli, no? Poi si aggiungono dopo i capelli, i dettagli, però è importantissimo l'equilibrio del volto e i suoi elementi. L'equilibrio del volto e i suoi elementi, un saggio teorico di Rama di G. No, fermo. Vedi, tu fai così, uno scarabocchietto e già è un volto che funziona, no? Se tieni equilibrio, no? Quindi anche qua poi tutto cambia, no? La mascella lo smascelliamo un attimo, facciamo così, poi queste belle orecchie. Poi qua vedo delle forme qua dietro, no? E mi ispira tantissimo, tipo farci un'ala, no? Però non sono proprio psicologicamente pronto per creare delle ali fatte bene, quindi proprio a caso così, no? Andiamo a rivedere il disegno che ho appena corretto, no? Cioè vai indietro al primo e capito? La mano che ho fatto è troppo piccola, quindi la prenderei e la scalerei un attimo, capito che te sto a dire? Oppure andiamo sul secondo, no? Riguardandolo, penso che avrei allungato ancora di più in realtà questa gamba. Questo è un discorso con me stesso, no? Su questa questione delle correzioni, che alla fine tu non correggi veramente un disegno, non correggi un disegno, appunto lo guardi con degli occhi nuovi, e gli occhi nuovi possono essere quelli di qualcun altro, in questo caso io che guardo i vostri disegni con i miei occhi ciecati, però vabbè, ma può essere anche visto con i vostri occhi nuovi, dopo del tempo, no? E quindi qua vengono delle curiose domande in mente, del tipo, c'è un limite alla bellezza che può raggiungere un'opera d'arte? O forse continuando a guardarla dopo del tempo all'infinito potrebbe diventare tendere alla perfezione all'infinito senza raggiungerla mai? O forse dopo un po' cominci a perderti e si tramuta e diventa un'altra cosa? Queste ed altre incredibili domande senza risposta nel prossimo video di Rama di G. Se vi è piaciuta questa cosa, sentitevi liberi di inviare al mio Instagram, che apparirà qui sulle mie manine. Inviare al mio Instagram oppure su, non lo so, per adesso l'Instagram, poi se la cosa funziona bene farò un'email apposta, insomma, mandatevi i vostri cazzo di disegni se volete che vengano storpiati dal sottoscritto. E io con questo credo di aver finito il numero di cazzate che potevo dire per questa settimana, quindi per oggi dai, siamo clementi. E niente, ragazzi. Ciao.
mi hanno regalato delle valigie perché farò un viaggio in Spagna e vloggerò tutto quanto. Vloggerò, non so. Sarebbe bello. Questo è stato registrato perché. Oh, Jesus Christ. Jesus.